dato che nel 2002 l'Italia ha firmato per mano del governo Berlusconi un accordo bilaterale con gli USA sulla ricerca climatica. Nel 2003 l'ex ministro della difesa Martino autorizza le forze aeree USA a far sorvolare gli spazi aerei dell'Italia. Migliaia di cittadini ogni giorno testimoniano con foto e articoli l'intenso inquinamento atmosferico e con relative analisi di acque piovane e di finamenti di ricaduta. L'Agenzia Europea dell'Ambiente, AEA, nel rapporto Qualità dell'Aria in Europa del gennaio 2017, riferisce che l'inquinamento atmosferico è il fattore principale di rischio ambientale per la salute. Contribuisce alla diffusione di gravi patologie e causa 460.000 decessi prematuri ogni anno, mentre secondo l'ISDE, e Associazione Dottori per l'Ambiente, gravi danni alla salute sono prodotti da metalli pesanti e particolato ultrafine. L'esposizione continua del nostro DNA a un inquinamento sempre più capillare, in particolare a metalli pesanti, particolato ultrafine, ai cosiddetti distruttori endocrini, modella l'epigenoma del DNA nel lungo periodo e crea le premesse alle mutazioni genetiche che danno poi tumori e molte altre patologie in aumento. Gli effetti deleteri dell'inquinamento atmosferico sono tanto maggiori quanto è più precoce l'esposizione, età gestazionale, neonatale, infantile e adolescenziale, tenendo conto che le sostanze tossiche utilizzate per le operazioni di aerosol sono composte da metalli, polimeri, silicati, virus e batteri. L'alluminio è una sostanza neurotossica che danneggia sia il sistema nervoso centrale che i processi omeostatici cellulari. L'alluminio è un fattore determinante nell'Alzheimer. L'intossicazione di metalli produce un abbassamento delle difese immunitarie. L'alluminio uccide la flora batterica dei terreni. Le piogge prodotte dalle scie chimiche cambiano il pH dei terreni. Le operazioni di aerosol, comunemente chiamate scie chimiche, finiscono per determinare, ad avviso dell'interrogante, una lesione dei diritti sanciti dalla Dichiarazione dei diritti umani ratificati dallo Stato Italia con la legge 881 del 77. L'utilizzo delle antenne ed emissioni onde ELF mandano in tilt il sistema nervoso di uomini, animali e vegetazione. Le precipitazioni violente di acqua in poche ore, bombe d'acqua, devastano interi territori. Si precisa che la vittima è un'umana che ha subito sofferenze fisiche, mentali, emotive, perdite economiche per cure di disintossicazione da metalli pesanti, sostanziali riduzioni dei diritti fondamentali attraverso atti o omissioni che costituiscono flagranti violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Le vittime sono da intendersi tutte quelle persone che hanno subito le conseguenze di questo crimine. Si rileva una gravissima compromissione di tutto il tessuto sociale e gravissime perdite di vita umane a causa delle acidosi croniche che provoca l'intossicazione da metalli pesanti, alimentazione di prodotti inquinanti, qualità dell'aria inevitabilmente compromessa, immissione nell'atmosfera di frequenze deleterie per la salute umana, mistificazione di informazioni vitali per la sopravvivenza e la salute nel web, in TV, in radio e in giornali. Si dispone di misurare il livello di bario e di alluminio nelle acque piovane su tutto il territorio nazionale, promuovendo verifiche dopo le piogge provocate dalle operazioni militari, di misurare il tasso di inquinamento dell'aria specificamente in relazione ai prodotti utilizzati nelle operazioni di aerosol, di determinare il rischio ambientale per la salute della popolazione dei territori soggetti a operazioni di scie chimiche permanenti, di chiarire l'influenza che le operazioni di scie chimiche dal 2003 ad oggi hanno avuto sulla salute degli italiani, assicurare un percorso gratuito di dichiarazioni di metalli pesanti a tutta la popolazione in maniera urgente, di pubblicare le ricerche epidemiologiche relative 1. Alle malattie infettive dell'apparato respiratorio, 2. Allergie dovute a intossicazioni da metalli e 3. Alzheimer e altre malattie degenerative riconducibili alle intossicazioni di metalli. A stimare la correlazione dell'aumento delle malattie in rapporto alle sostanze utilizzate nelle scie chimiche. Ovviamente ogni malattia è multifattoriale, le questioni ambientali incidono significativamente, ma dal 2003 se vi è stato un aumento statistico significativo probabilmente è dovuto alle scie chimiche. Indagare su chi autorizza e con quali obiettivi la manipolazione climatica attualmente in atto attraverso le operazioni di aerosol clandestine, visto che le leggi internazionali vietano tali interventi sui fenomeni meteorologici e climatici. Sospendere tutte le attività di sperimentazioni tramite frequenze indotte da antenne e rete elettrica riconducibili ad una sperimentazione di controllo mentale in tutta la penisola.
punire i colpevoli che si sono resi complici della mistificazione delle informazioni in rete, in convegni e che si sono resi complici con azioni ignobili della repressione di attivisti, liberi ricercatori che da più di 10 anni cercano di informare e sensibilizzare le istituzioni al grave crimine in atto. Si fa presente che la sottoscritta agisce tutelata dalle norme del diritto internazionale, riconosciuta come soggetto di diritto internazionale con immunità diplomatica in possesso di personalità giuridica, con capacità giuridica di agire negli atti e nelle disposizioni, a difesa della salute umana, residente nella nazione italica, umana, viva e cosciente, difensore dei diritti umani. Disposizione urgente di priorità internazionale. Sospensione delle irrorazioni artificiose in atmosfera, smantellamento di tutte le antenne disseminate negli ultimi anni sul territorio nazionale, percorso di chelazione e sostegno alla salute da parte dei pubblici uffici sanitari a livello nazionale, motivazioni, correlazioni tra inquinamento atmosferico, inquinamento elettromagnetico e crimini per induzione al disagio sociale e al suicidio, aumenti di mortalità, ricerche e studi degli attivisti fatti passare come bufale o come notizie fake, violando la libertà di espressione e la libertà di stampa. Il querelante propone formale denuncia, querela, nei confronti, denuncia, querela, enti e istituzioni, comitati per associazioni a delinquere. Dall'anno 2002 al 2017 tutte le rappresentanze che si sono susseguite in Italia, quali Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro della Difesa, Ministro dei Trasporti, Ministro degli Affari Esteri. I Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti dal 2003 al 2017. Comitato CICAP, responsabile nazionale Piero Angela, CICAP, responsabile regionale Abruzzo Luca Menichelli, WWF, responsabile regionale Abruzzo Luciano Di Tizio, i responsabili degli altri comitati regionali, i responsabili di tutti i comitati del WWF, Paolo Attivissimo a capo del blog Il Disinformato, Davide Puente a capo del sito Davide Puente, direttori che si sono susseguiti dal 2007 al 2017 all'ARTA, Agenzia Regionale Tutela Ambiente in Abruzzo, e all'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente in tutta la nazione. Ordine dei giornalisti, ordine dei giudici, ordine dei medici, ASL, esercito, marina militare, aeronautica, direttore della RAI, Radio Televisione Italiana, susseguiti dal 2007 al 2017, gruppo Mediaset della famiglia Berlusconi, gruppo TV7 della famiglia Montezemolo, guardia forestale, legali rappresentanti residenti in Italia di tutte le associazioni ambientaliste di ogni ordine e grado che hanno lasciato nel vuoto le urla dei cittadini negli ultimi 10 anni, legali rappresentanti della Monsanto e della Bayer che si sono susseguiti dal 2003 al 2017, la Curia Romana e i suoi rappresentanti che si sono susseguiti dal 2003 al 2017, Banca d'Italia, governatore Mario Draghi. Voglia pertanto, illustrissimo signor procuratore, concedere e applicare, dando pieno mandato di esecuzione, il sequestro probatorio immediato di tutti gli atti riguardanti studi e ricerche su geoingegneria e modificazione del ciclo dell'acqua e quindi del clima, di tutti gli atti riguardanti i progetti di sperimentazione di controllo mentale, di tutti gli atti riguardanti la modifica delle frequenze Hertz tramite antenne dissipate per tutto il territorio nazionale e delle antenne MOS posizionate nella regione Sicilia, di tutti gli elenchi in mano al Ministero degli Interni delle persone che hanno contribuito a riversare online, in rete e nei social informazioni non corrette, commettendo gravissime violazioni per la tutela alla salute e al benessere dell'intera collettività. Ricorre alla signoria vostra affinché, dovendosi pertanto intendere la presente anche quale querela con istanza di punizione dei responsabili, che vengono accertati tutti i fatti denunciati dal querelante negli allegati alla presente e le rispettive responsabilità ad personam di tutti i succitati attori, acquisendo a mezzo di sequestro probatorio internazionale tutti gli atti e documenti completi da cui emergeranno dette responsabilità. Avvertenze e precisazioni. Si fa espresso avvertimento e si precisa che la presente con tutti i documenti allegati sarà inviata per opportuna conoscenza e notifica anche alla Curia Vescovile di Chieti con a capo il Vescovo Bruno Forte e sarà portata da me personalmente a Torino all'Unicri per una notifica pubblica riguardante questo gravissimo reato ambientale e sarà depositata altresì alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Tanto si doveva per il seguito di vostra competenza, con ossequio, Maria Verde, legale rappresentante, trustee e soggetto di diritto internazionale.
Seguono allegati, autocertificazioni, legali rappresentanze, esistenza in vita, allegati reperibili con semplicità in rete, puntata trasmessa in TV locale in provincia di Roma nella trasmissione Controcorrente, dalla mia testimonianza in viva persona, documentario La guerra segreta a cura dei fratelli Marcianò e il documentario Scichimi che tutti devono sapere a cura di Tommaso Minniti, testimonianza ex generale Fabio Mini, libro Comandante in congedo aeronautica militare Domenico Azzone. Sono disponibile per la visione su richiesta del magistrato inquirente tutti i documenti in originale con riserva di riprodurre ulteriori documenti in fase dibattimentale.